Buongiorno, bentrovati, appuntamento di lunedì 7 novembre con Mattino 6, la nostra consueta rassegna stampa di inizio settimana, come sempre dedicata in maniera particolare, soprattutto nella seconda parte, allo sport, come ogni lunedì. Lunedì 7 novembre si ricorda Sant'Ernesto Abate, il santo che viene ricordato dalla Chiesa Cattolica. Allora apriamo con le prime pagine, come sempre, del quotidiano Il Centro, le prime quattro edizioni, partendo da quella di Pescara, per andare a vedere insieme i titoli trattati all'interno del giornale che troverete oggi in edicola. Si parla di comune, si parla di stipendi d'oro per quanto riguarda il comune di Pescara. Vedete il titolo a tutta pagina: stipendi d'oro ai dirigenti comunali. Pescara, l'ente spende 1 milione l'anno per pagare le retribuzioni. E poi a centro pagina la fotonotizia riguarda la Brigata Maiella, con il presidente della Camera Laura Boldrini che abbraccia l'Abruzzo. Celebrazioni alla Camera per gli eroi della Resistenza. E poi vedete di spalla i titoli, un paio di titoli di cronaca che riguardano Pescara. Il primo con il resoconto del 2016 da parte della Questura di Pescara, numeri che dicono che i reati sono in calo in città e in provincia, ma ci sono più furti e rapine nei negozi. E poi 2 milioni per sistemare le case ATER, dunque arrivano i primi fondi proprio anche alla luce del sisma delle settimane scorse, per provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni ATER a Pescara. E poi in basso lo sport, l'ira dei tifosi: vergognatevi, Pescara irriconoscibile, squadra a pezzi, battuta 4-0 ieri allo stadio Adriatico dall'Empoli, prova a dir poco disastrosa della formazione biancazzurra, che è in un momento davvero negativo. Pescara che tra l'altro dopo la sosta sarà atteso da due partite sicuramente non semplici in casa della Juventus e poi a Roma. Lasciamo la prima pagina del Centro, edizione di Pescara, siamo a quella dell'edizione di Chieti. Malati si lavano con la minerale. Chieti a neurologia, barelle in corsia e legionella dai rubinetti, blitz di Forza Italia. Poi ritroviamo anche sull'edizione di Chieti la fotonotizia con l'abbraccio del presidente della Camera Boldrini all'Abruzzo e alla Resistenza, con questa foto sicuramente emblematica. Poi andiamo a vedere i titoli che ritroviamo, che ritroveremo all'interno del giornale. Lanciano, giovane vade dai domiciliari e massacra i vicini. Poi a Casalbordino, fuori dal coma il ragazzo preso a pugni. E poi anche sull'edizione di Chieti del Centro, in basso a fondo pagina, c'è un richiamo sullo sport, in questo caso la Serie D. Vastese, la vette ad un punto, colpo dei biancorossi in Romagna. Faccini illude il Chieti, battuto per 2-1 sul campo della Recanatese. Poi il basket, la Serie A2 maschile, con la Proger Chieti che incassa il secondo KO consecutivo. E siamo all'edizione di Teramo del Centro. Scuole, la riapertura slitta ancora, da oggi via ai lavori alla Molinari per ospitare gli alunni della Savini. Poi i danni del maltempo, il vento solleva i mappe, abbatte le tendopoli. E poi Pineto, maxi furto di scarpe, colpo da 60.000 euro. In fondo alla prima pagina dell'edizione di Teramo del Centro si parla di basket, in questo caso se il Chieti piange, se così possiamo dire, dopo il secondo KO consecutivo, Roseto sorride, formazione rosetana sola al comando. A Forlì, quinta vittoria dei biancazzurri in 6 partite, davvero un avvio di campionato strepitoso per la formazione rosetana. E chiudiamo con la prima pagina del Centro, edizione dell'Aquila, ecco come sarà il nuovo comune. L'Aquila in anteprima le immagini, oggi posa della prima pietra. E poi vedete gli altri titoli: Cialente, case di San Gregorio da sgomberare, parla il sindaco dell'Aquila. E poi Sulmona, 5 auto bruciate di notte, Rom nel mirino. E in fondo
alla pagina, la prima pagina del centro edizione dell'Aquila. Si parla ovviamente della formazione rosso-blu che vince la quinta partita di fila e l'Aquila che rimane agganciata ad un passo dal primo posto. Domenica tra l'altro ci sarà il big match perché i rosso-blu saranno in casa della capolista Albalonga per l'Avezzano, pari in trasferta sul campo del Trestina. E siamo alla prima pagina del Messaggero. Massacra ai vicini a bastonate, Lanciano, lite di condominio, feriti donna di 82 anni e il figlio, l'uomo è gravissimo. Rocco Buccini, 32 anni, sfugge al linciaggio degli altri inquilini e finisce in manette. E poi vedete di spalla, scuole chiuse, lezioni a casa con il registro elettronico, ci si è in un certo senso ci si organizza per far riprendere le elezioni dopo il sisma dei giorni scorsi. E poi vediamo in alto altri titoli che riguardano la nostra regione. Chieti, il comune spegne il Natale, non ha i soldi per le luminiarie. E poi Pescara, vasca di colmata da svuotare, scoppia il giallo delle carte sparite. E poi ancora Pescara, ritroviamo anche sul Messaggero il titolo che avevamo visto sulle pagine del centro, i dati forniti dalla questura di Pescara sui reati commessi nel 2016, in aumento le rapine nei negozi, diminuiscono i furti nelle case. E poi il richiamo allo sport, disastro Pescara, Oddo, io non mollo, debacle casalinga dei biancazzurri con l'Empoli che si impone per 4-0, squadra fischiata dai tifosi. Allora possiamo lasciare per il momento le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Vi ricordo che oggi non è in edicola il quotidiano La Città di Teramo, che ovviamente ritroveremo domani. Allora possiamo andare a vedere velocemente, a dare uno sguardo ai titoli dei quotidiani nazionali oggi in edicola. Partiamo dal Corriere della Sera. No a Governicchi, Renzi all'attacco della minoranza PD e la Leopolda urla fuori Speranza Ultra. Dunque ancora polemiche all'interno del PD. E poi vedete la foto, il maltempo delle ultime ore che ha colpito soprattutto il Lazio e la Toscana, trombe d'aria e crolli, due morti nel Lazio per questa eccezionale ondata di maltempo, soprattutto a causa della pioggia e del vento. E poi un titolo che riguarda le elezioni negli States, ora l'FBI scagiona Hillary, sfida finale negli stati chiave. E dal Corriere della Sera passiamo a Repubblica, l'attacco di Renzi alla minoranza PD, no a Governicchi, poi l'FBI, nessun reato per Hillary e il muro ispanico rallenta Trump. Proseguiamo, siamo al Fatto Quotidiano, insulti e bugie se questo è un premier, disperato per i sondaggi, Renzi perde definitivamente la testa. E poi anche sul Fatto Quotidiano si parla delle elezioni americane, siamo praticamente a poche ore dal voto, l'FBI salva Hillary, domani il voto negli States. E poi Irpinia, altri 17 milioni, 36 anni dopo il sisma. Lasciamo il quotidiano, il fatto quotidiano, siamo al Giornale, istruzioni per l'uso, Equitalia addio, come rottamare tutte le cartelle, oggi parte l'operazione ma è caos. E poi l'FBI, grazie alla Clinton, sulle mail, Stati Uniti a un giorno dal voto. E siamo al Messaggero di Roma, Renzi, la sinistra rovina il PD, il premier chiude la Leopolda e attacca la minoranza Dem, usano il no per la loro rivincita, dice il premier, la platea grida fuori il segretario suoi, se perdo il referendum, via da Palazzo Chigi. E poi tornado devasta Roma, il litorale, due morti, 50 feriti e ingenti danni, soprattutto nel Lazio, in Toscana come dicevamo, nel Lazio colpita la cittadina di Ladispoli. E poi Stati Uniti, scatto di Hillary, sale a più 5 su Trump, FBI, nessun caso email. E siamo alla Stampa di Torino, Renzi attacca nel PD lo spettro della scissione, vogliono la fine del partito, dice Renzi, ira di Bersani, non me ne vado. E poi l'America al bivio, Hillary porterà la tenacia alla Casa Bianca, ma Trump non sarà l'apocalisse. Dunque due articoli che parlano delle eventualità in caso di vittoria di Hillary Clinton o del candidato repubblicano. Siamo al Tempo di Roma, casette in 20 giorni, ma Renzi non chiama, parla
l'amministratore delegato di una ditta che costruì le abitazioni in legno all'Aquila. Da 2 mesi siamo pronti per Amatrice, ma è ancora tutto fermo. E poi il maltempo a nord della capitale, a nord di Roma, fa 2 morti e numerosi feriti, tornado killer sul litorale romano. E poi in basso, richiamo di sport, tripletta di Salah e Roma seconda, giallorossi che battono 3-0 il Bologna all'Olimpico. E siamo al quotidiano Libero, Renzi, dopo di me il diluvio, un fulmine sulla Leopolda, fa saltare la luce. E poi il centro col nulla intorno, questo è il titolo che riguarda l'UDC, la solitudine di Casini, l'ultimo degli UDC, questo articolo che parla proprio del partito dell'esponente bolognese dell'UDC. Andiamo ancora avanti, siamo al Mattino di Napoli, Renzi sfida la minoranza, l'affondo della Leopolda, usano il no al referendum per distruggere il Partito Democratico. E poi tromba d'aria devasta il Lazio, 2 morti e feriti. E poi un richiamo di sport, in questo caso sul Mattino, non può che riguardare il Napoli. Napoli incubo in porta, ora Reina va sostituito, De Laurentiis Sarri, cresce il gelo, non è un periodo favorevole per la formazione campana. Siamo al Gazzettino di Venezia, usano il no per distruggere il PD, furia Renzi alla Leopolda, contro D'Alema e la sinistra democratica hanno già fatto saltare l'ulivo. E poi vedete la foto a corredo degli articoli che riguardano il maltempo, tromba d'aria, 2 morti nel Lazio, tempesta sulle zone terremotate. E siamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, Renzi attacca gli irriducibili, dopo l'ulivo vogliono la fine del PD, la platea urla fuori fuori, De Caro cambiare si può, Fitto riparte dalla convenzione blu. E poi a centro pagina la Clinton seduce gli ispanici e torna a salire nei sondaggi. E poi in basso, mezza Italia sotto i nubifragi, 2 morti nel Lazio, a Firenze l'Arno spaventa i residenti. E poi lo sport, la Juve soffre e va, Milan e Roma al passo, vince la Roma, vince anche il Milan con un gran gol dell'ex biancazzurro Gianluca Lapadula, davvero un gol importante per l'ex attaccante del Pescara, che ha segnato il primo gol con la maglia rossonera. A proposito di sport, possiamo andare a vedere i titoli dei quotidiani sportivi oggi in edicola. Partiamo dalla Gazzetta dello Sport, Pioli e Icardi, l'Inter riparte, il nuovo tecnico sarà quasi certamente l'ex allenatore della Lazio, accordo fino al 2018, serve l'ok proprio della formazione biancoceleste, e l'esordio del tecnico Pioli sarà proprio nel derby. E poi l'Inter che festeggia il 3-0 sul Crotone e guadagna punti importanti in classifica. E poi, come vi dicevo, il gran gol di Lapadula, il tacco del diavolo, magia Lapadula, si vola, Milan media champion, rossoneri che passano a Palermo per 2-1, gol vittoria realizzato proprio dall'ex pescarese. E poi Juventus spietata, questo è il titolo che gioca sul nome di Mandzukic e di Pjanic, i due giocatori che hanno regalato la vittoria sofferta dei bianconeri al Marcantonio Bentegodi contro il Chievo. Barzagli, KO, problemi in difesa per la Juventus, che deve già fare a meno di altri giocatori. Lasciamo la Gazzetta dello Sport, siamo al Corriere dello Sport. Pjanic che musica, piegato il Chievo, il bosniaco decisivo, va a segno anche Mandzukic, Barzagli fuori un mese, in alto Icardi e Pioli Alè. Icardi, bomber dell'Inter che regala la vittoria contro il Crotone, e Pioli che sarà il nuovo allenatore. E siamo per chiudere la rassegna nazionale a Tutto Sport. La Juve se la ride, Allegri risponde alle critiche, vittoria in casa del Chievo. Milan, tacco a spillo, gran rete di Gianluca Lapadula, l'ex biancazzurro finalmente protagonista con la sua nuova squadra. E poi 3-0 e svolta, Inter a Pioli, lo manda Icardi. Allora possiamo chiudere qui la rassegna nazionale, abbiamo visto i titoli dei quotidiani oggi in edicola, abbiamo visto anche i titoli che riguardano i quotidiani sportivi che troverete oggi in edicola. Ora possiamo tornare a parlare
delle vicende di casa nostra. Ripartiremo tra qualche istante proprio dal quotidiano Il Centro per andare a vedere i titoli che riguardano le nostre province. Partiremo ovviamente da Pescara, poi vedremo anche i titoli che riguardano le altre province. Ma andiamo a vedere anche la cronaca regionale, sempre dalle pagine del Centro. Il Parlamento celebra l'Abruzzo, ecco la doppia pagina dedicata alla Resistenza, giorno di festa alla Camera per la Resistenza e gli eroi della Brigata Maiella. La Compagnia dei Guasconi mette in scena Banditen e poi l'omaggio alle donne nelle istituzioni, dalle costituenti all'incontro tra Boldrini e Anna Nenna D'Antonio. Vedete questa foto, poi questa foto storica della Brigata Maiella. Vediamo altri titoli. Abbiamo bisogno di modelli positivi, dice il sindaco di Pescara Marco Alessandrini, che racconta l'origine della giornata dedicata ai resistenti abruzzesi. E poi l'intervista, dalla lotta ai nazifascisti, una lezione per i giovani, intervista alla presidente della Camera Laura Boldrini, simbolo del riscatto di un'intera nazione e alle nuove generazioni, dice ancora il presidente della Camera, un esempio da seguire per vincere le sfide del futuro. E poi in basso, io partigiano in memoria dei nostri martiri, e Torre, 91 anni, si unì ai combattenti a 19 anni per spirito di patria e un po' anche per incoscienza. E oggi a Montecitorio 650 sindaci mettono in agenda il terremoto. Andiamo ancora avanti, superiamo le pagine di cronaca nazionale per arrivare alle pagine, alle altre pagine che riguardano l'Abruzzo. Incentivi alle imprese che assumono gli over 30, esce il bando indirizzato ai disoccupati senza misure di sostegno, l'intervento è da 4.800.000 euro, la Regione prevede almeno 800 adesioni. Questa iniziativa, che era stata presentata nei giorni scorsi dall'assessore regionale al lavoro Andrea Gerosolimo, a tal proposito vi avevamo proposto anche un'intervista nel giorno di presentazione di questa iniziativa dell'assessore regionale. Poi parla di Rino, i centri per l'impiego non saranno depotenziati. E poi andiamo in basso, assemblea a Orsogna del Movimento Civico Abruzzese, Borrelli dice sui nuovi ospedali va sentita la maggioranza. E poi Pescara, oggi in programma un convegno sugli usi civici, le sue leggi e gli istituti per la cessazione. E siamo proprio alle pagine di Pescara del Centro, ritroviamo gli articoli che avevano riguardato l'apertura dell'edizione pescarese del Centro. Stipendi d'oro, i dirigenti del comune costano 1 milione l'anno, svelate le retribuzioni lorde 2015 dei manager e responsabili dei settori. Di Marco, la più ricca con 137.000 euro, Pescara il più povero con 70.000. E poi parla il vice direttore generale dell'ente Dezio, costiamo troppo, le nostre buste paga sono fissate dai contratti nazionali, dice Dezio. E poi agli impiegati assegni da 1.200 euro al mese la spesa per i 797 dipendenti del comune di Pescara. Proseguiamo, siamo alla cronaca, reati in calo in provincia, crescono i furti nei negozi, nei primi 9 mesi l'anno sono aumentate anche le rapine in locali commerciali, la questura si appella ai cittadini, segnalate casi sospetti, attenzione alle truffe. E poi l'assalto alla concessionaria di Città Sant'Angelo 2 giorni fa, caccia ad altri 2 rapinatori in fuga. Siamo alla questione che riguarda le case popolari, D'Alfonso a Fontanelle, qui servono 2 milioni, il governatore replica alle critiche avviando il giro di ricognizione nei palazzi Ater, in via Caduti per Servizio, alloggi divorati dall'umidità. Il 6 dicembre il progetto, dunque arrivano i fondi per la manutenzione delle case Ater. E poi allarme per le infiltrazioni nelle abitazioni di via Salara, segnalazione del consigliere D'Incecco. E poi vertice per il nuovo stadio, oggi la soprintendenza esamina il progetto da 40 milioni. Proseguiamo. Ancora cronaca di Pescara dal Centro, chiesa di Sant'Antonio danneggiata dal sisma, i pescaresi ci aiutano, l'appello del parroco di Viale Sabucchi per racimolare fondi, 2 aree vicine all'altare transennate dai vigili del fuoco. E poi Viale Bovio cade, batte la testa, grave un anziano.
E poi alberi abbattuti dal forte vento, vento che ha colpito soprattutto la costa nella giornata di ieri, 130 chiamate ai pompieri in tutta la provincia, scoperchiati alcuni tetti. E poi in basso, oggi si torna a scuola a Tocco Casauri, a Torre dei Passeri riapre l'istituto tecnico e poi discarica di Bussi, vertice al Ministero, convocati gli ambientalisti a Roma. E siamo alla cronaca di Chieti, del centro sanità senza rispetto, i malati si lavano con l'acqua minerale, blitz a neurologia, dove dai rubinetti esce ancora la legionella, nei corridoi i pazienti sono parcheggiati sulle barelle. Poi Casalbordino, colpito da un pugno durante la lite, Simone esce dal coma, il 23enne, dunque migliorano fortunatamente le condizioni del 23enne. E poi siamo a Lanciano, evade dai domiciliari e massacra i vicini. Lanciano aggredisce con una mazza una ottantenne ed il figlio, rischia il linciaggio da parte degli altri inquilini della palazzina. E siamo alla pagina, le pagine dell'Aquila, dal quotidiano Il Centro, il simbolo della città, Palazzo Margherita, torna alla vita. Ecco come sarà il nuovo comune. E poi l'intervento costerà 9 milioni di euro, 5 dei quali donati da Federcasse e BCC. E poi in basso due edifici moderni su via Sant'Agostino sorgeranno al posto del palazzo del benzinaio e del condominio Villa Fausta, nuovo ingresso al centro. Restiamo ancora all'Aquila, alloggi comunali di San Gregorio, case da lasciare. Il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente insiste, i residenti dicono chi paga il trasloco. E poi ci spostiamo dall'Aquila in Valle Peligna, sul Mona, la cronaca, bruciate nella notte le 5 auto di un Rom, l'allarme lanciato da una vicina di casa, i vigili del fuoco hanno lavorato alcune ore per domare le fiamme. E poi biglietti già esauriti anche per Battiato, siamo in questo caso in Marsica ad Avezzano, il concerto del 10 marzo del cantautore italiano verrà replicato il giorno dopo, doppia serata anche per Guccini. Andiamo ancora avanti, siamo alle pagine del centro che riguardano Teramo e la provincia, incognita terremoto, scuole, la riapertura slitta ancora, oggi al via i lavori alla Molinari, sopralluogo di sindaco e dirigente nell'edificio che dovrà ospitare gli 835 alunni di Savini e San Giuseppe, il rientro previsto fra 2 settimane, per gli altri si ipotizza lunedì chiusa la chiesa di San Domenico. E a Campli arriva Vittorio Sgarbi, il critico d'arte valuterà i danni subiti dai monumenti dopo le scosse di fine ottobre. Ancora cronaca da Teramo e dalla provincia, ponte di Aprati, una soluzione tecnica per riaprirlo già domani al traffico leggero. A Crognaleto incontro tra sindaco, regione, provincia e protezione civile. Poi il vento scoperchia i mappe, abbatte le tendopoli, notte di paura ad Isola del Gran Sasso, Tossicia e Castel Castagna. E poi la fortezza di Civitella resta chiusa in attesa dei controlli. E poi ancora ci spostiamo a Sant'Omero in Val Vibrata, il comune non ha cartelli, paga il cittadino, il caso di una residente che ha dovuto acquistare di tasca propria quello di Passo Carrabile. Siamo arrivati alle pagine della cultura e poi dello sport, possiamo andare a vedere dunque le pagine che riguardano il Messaggero. Come detto, poi nella seconda parte ci dedicheremo in maniera particolare a parlare di sport, soprattutto del Pescara, di questa sconfitta rovinosa della formazione biancazzurra, che è stata sconfitta per 4-0 allo stadio Adriatico dall'Empoli in questo scontro diretto salvezza, che avrebbe dovuto rappresentare invece la svolta per la formazione di Massimo Oddo, che è stato riconfermato, lo ricordiamo, dal presidente Sebastiani. Siamo alla prima pagina del Messaggero, che avevamo comunque già visto precedentemente proprio in apertura di questa rassegna stampa. Dunque possiamo andare a vedere le pagine di cronaca provinciale. Vasca di Colmata da svuotare, il giallo delle carte scomparse, la montagna di sabbia e fanghi inquinati andrebbe rimossa entro la fine dell'anno. E poi randagismo, associazioni contro il bando, comune 8.000 euro per contare i gatti. E poi cronaca, più rapine nei negozi, in calo i furti nelle case. Per la questura, nei primi 9 mesi di quest'anno i reati denunciati sono diminuiti rispetto al 2015. E poi bufera di vento, paura per un aereo all'atterraggio, domenica pesante per i vigili del fuoco, più di un centinaio gli interventi per insegne, rami e tetti danneggiati dal vento. L'Aquila,
Sisma, scosse a Montereale, le valutazioni degli esperti, piccoli eventi registrati nell'area che viene considerata a rischio. Studiosi non concordi sulla possibile evoluzione della crisi. Partita da Amatrice, poi case popolari da sgomberare, soltanto due famiglie d'accordo a San Gregorio. E poi l'iniziativa Salviamo la Chiesa di Santa Croce, flash mob del gruppo Iemo Nanzi. E poi in basso, impianto sportivo Verde Acqua, la guerra ora si sposta al TAR. E poi il volley, Cus e Torrione Corsare in Serie C e Serie D. Siamo alla pagina di Avezzano Sulmona, urbanistica, solo un rinvio, esecutivo ok, il sindaco di Prangrazio, prova ne sia il rilancio dei lavori pubblici, i dubbi, dice il sindaco, nati dai sussulti dell'altro giorno in consiglio comunale. Poi Sulmona, via Sardi, barista mette in fuga il rapinatore. E poi sempre in Valle Peligna, 5 auto in fiamme in casa del pregiudicato. In basso, rugby in Serie B, l'Avezzano perde il primato. E poi altre notizie che riguardano la cronaca, ancora Avezzano, albero crolla sulle auto. E poi vento e pioggia, KO, la Valle Peligna. Siamo alla pagina di Chieti del Messaggero, aggredisce i vicini a bastonate, feriti madre e figlio a Lanciano. E poi gravissimo dopo un pugno, giovane si sveglia dal coma a Casal Bordino. E poi le spine del comune a Chieti, che non pagherà le luminarie, le casse dell'ente sono vuote, mancano i soldi per gli addobbi natalizi. Infine Vasto, raffiche di vento, decine di interventi, pompieri in azione. Siamo alla pagina di Teramo, ponte di Aprati, subito i lavori, in arrivo casette per gli sfollati. E poi Giulianova, rianimazione a rischio, trasferimento bloccato. E poi Vigili del Fuoco, Di Stefano, unità locali in città e a Montorio. Per quanto riguarda invece ancora Giulianova, sisma, appello giuliese, aiutate la mia ragazza. Andiamo in basso per spostarci prima in Val Vibrata d'Albadriatica, comune in spending review, niente luminarie per Natale. Poi a Roseto degli Abruzzi, due nuovi manager per la giunta di Girolamo. Siamo arrivati alle pagine dello sport, allora possiamo fermarci per qualche istante, andare a vedere le previsioni del tempo con il nostro Luca Mennella e poi torneremo in studio per la seconda parte interamente dedicata allo sport. Di nuovo in studio, seconda parte di Mattino 6, siamo alla pagina sportiva, partiamo dal centro, parliamo del Pescara, di questa sconfitta con l'Empoli. Pescara crolla, tifosi inviperiti, disfatta biancazzurra nella sfida salvezza con l'Empoli. Sebastiani dice Oddo non si tocca, Pescara a pezzi, tifosi infuriati, contestazione al termine dagli spalti, la sfida salvezza si trasforma in una Caporetto, squadra non all'altezza, l'Empoli fa poker, la rabbia del pubblico nel mirino, tecnico, squadra e presidente. Oddo, chiedo scusa a tutti ma io non mi dimetto, l'allenatore deluso dice abbandonare da perdenti. Poi l'ira dei tifosi, scatta la contestazione, c'è stato anche uno striscione per le popolazioni terremotate, questo bel gesto da parte dei tifosi biancazzurri che hanno dovuto però mandare giù l'ennesima delusione. Poi parla il capitano del Pescara Memusciai, i tifosi fanno bene a fischiarci, reagiremo in campo. E poi parla uno degli eroi di giornata in casa empolese, Maccarone, doppietta per tornare a sognare, possiamo salvarci, le pagelle dei biancazzurri, Zampano irriconoscibile, tanti voti bassi, 4 per Zampano, 4,5 per Aquilani, davvero nessuna sufficienza, non poteva essere diversamente, l'unica per Memusciai, il capitano. E poi il presidente furioso, Sebastiani, niente riposo, la squadra pensa a lavorare. Ieri sera nel corso dell'Abruzzo del Pallone vi avevamo proposto l'intervista con il presidente del Pescara, dunque nessun giorno di riposo, squadra già al lavoro da oggi per preparare la sfida con la Juventus che si giocherà il 19 novembre dopo il turno di riposo. Ma andiamo a vedere nel servizio quello che è accaduto ieri allo stadio Adriatico con la vittoria dell'Empoli sui biancazzurri per 4-0. Il Pescara vede il baratro, l'Empoli festeggia un successo pesantissimo e dal valore inestimabile. Va la squadra di Martuscello, lo spareggio salvezza dell'ora di pranzo allo stadio Adriatico. Nella sfida fra le due formazioni pericolanti, i toscani approfittano degli orrori difensivi degli abruzzesi mettendo al sicuro la vittoria già nel primo tempo per Massimo Oddo, il punto più basso delle ultime due stagioni, con una squadra che ha ancora una volta mostrato evidenti limiti anche contro una diretta concorrente. I numeri del Pescara sono
sono però impietosi. I toscani al primo affondo passano al 13esimo grazie a Maccarone che in contropiede riceve palla e approfitta di una indecisione di Zampano mettendo la palla in rete con Bizzarri che può solo toccare la sfera. La reazione degli abruzzesi è tanto rabbiosa quanto sfortunata. Al 15esimo infatti Caprari colpisce la parte superiore della traversa mentre un minuto dopo c'è una mischia furibonda nell'area ospite con il miracolo di Skoruski su Benalì e poi il salvataggio alla disperata sulla linea di Pasquale che rinvia la sfera prima che la stessa superi la linea bianca dopo la ribattuta ancora di Benalì. La dea bendata sembra voltare le spalle alla formazione abruzzese che viene nuovamente così punita al 23esimo quando Pucciarelli al volo segna il gol del 2-0. Al 29esimo c'è un tocco con la mano di Costa in area ospite che anticipa Manai e rigore netto con Orsato di Schio che incredibilmente lascia proseguire e con l'assistente di porta che a due passi non vede nulla. Il doppio svantaggio pesa sul Pescara che al 40esimo sfiora il 2-1 con Manai che chiama al miracolo il portiere dell'Empoli che poi trova al 44esimo però il gol del 3-0 ancora con Maccarone. Per il Pescara è davvero la fine. Nella ripresa si riparte infatti dallo 0-3 e con Biraghi al posto di Aquilani. Zampano viene spostato a centrocampo con i biancazzurri che spingono soprattutto con la forza dei nervi. Al nono Valerio Verra ha una buona opportunità ma in area non riesce a dare potenza alla sua conclusione con il portiere dell'Empoli che para. Al 19esimo si vede il neoentrato Pepe con un tiro che termina di pochissimo fuori misura ma è un lampo nel buio visto che poi al 24esimo è Saponara ad alzare in area biancazzurra sopra la traversa. Il finale vede un copione prevedibile già scritto, i biancazzurri restano poi anche in 10 dal 32esimo con Fornasier che infortunato non riesce a riprendere. Al 34esimo l'Empoli sfiora il poker ma prima Gilardino con un tiro parato da Bizzarri e poi Krunic falliscono la quarta rete che poi arriva al 44esimo con Saponara. Nel recupero Pepe chiama al miracolo Skoruski prima della traversa di Pettinari. Il Pescara vede l'inferno, l'Empoli il paradiso. Fischi assordanti al 91esimo per il Pescara. Vediamo le due pagine del centro che riguardano le altre gare della giornata di ieri in Serie A. Pennellata di Pjanic, la Juve va 2-1 dei bianconeri a Verona con il Chievo. Poi tripletta di Salah con la Roma che batte il Bologna 3-0. L'Inter ha scelto Sarà Pioli, il successore di De Ber, 3-0 anche per i nerazzurri sul Crotone. Poi la Fiorentina dura un tempo e la Samp sfiora il colpaggio 1-1 all'Artemio Franchi tra Viola e Blu Cerchiati. E poi il Sassuolo si inchina all'Atalanta, davvero quasi una disfatta per la formazione del tecnico Eusebio Di Francesco, tante le assenze. E poi 1-1 tra Genova ed Udinese. L'ultimo commento riguarda la vittoria del Milan 2-1 a Palermo. Il primo gol di Lapadula è un gioiello da 3 punti. E andiamo avanti, si parla di Lega Pro, il Teramo sotto processo, Nofri e Sansovini al rapporto, i tifosi chiedono e ottengono un chiarimento con il tecnico e l'attaccante, aumentano gli allenamenti in vista della sfida di domenica a San Benedetto del Tronto, dunque tensione in casa biancorossa. Prima di passare alla Serie D andiamo a vedere dunque dal Messaggero gli articoli che riguardano il Pescara. Pescara che disastro, questo il titolo principale. Biancazzurri travolti in casa 4-0 dall'Empoli, leggerezze di Zampano, Verre e Manai impalpabili. Pescara bocciato dunque dopo questa partita. Memusciai, chiediamo scusa ai tifosi ma il risultato è bugiardo, non mollo, dice Massimo Oddo, sarebbe da perdenti. E poi Sebastiani, il tecnico resta fino al termine, lasciate in pace la squadra, le colpe sono mie. Ieri sera nel corso dell'Abruzzo del pallone vi avevamo proposto
l'intervista col presidente del Pescara. E poi Saponara, determinante, lo spirito del gruppo, dice il centrocampista della formazione toscana. E poi il Teramo, faccia a faccia Nofri, Sansovini e tifosi. Dunque, così come sul centro, ritroviamo questo titolo che riguarda la situazione non facile in casa biancorossa dopo la sconfitta interna con il Mantova. E poi la squadra, Jefferson e Carraro out contro la Samb. Ricordiamo che la partita San Benedettese-Teramo non si giocherà sabato, bensì domenica alle 14:30. Vediamo ancora, prima di passare alla Serie D, il calcio a 5. Acque Sapone si sblocca, Fuentes buoni segnali, vittoria, prima vittoria stagionale per la formazione nerazzurra. E poi Pescara nel mirino, ora c'è la Supercoppa, 3-3 nell'ultima gara di campionato con il Caos. Mercoledì ci sarà il big match con il Real Rieti. A Teramo l'ex Petrarca dice: per noi è dura. Allora possiamo tornare sulle pagine del centro in questo ping pong per andare a vedere cosa è successo in Serie D. Partiamo dal girone G. Avezzano spuntato, il pari va stretto, il tecnico biancoverde polemizza con la società, l'unico centravanti di ruolo Santirocco convocato con la Juniores. Tortora, dice il presidente Paris, mi ha promesso rinforzi. 0-0 dunque nella gara tra Trestina ed Avezzano. Possiamo andare a vedere il servizio. Né vinti e né vincitori a Lorenzo Casini tra lo Sporting Club Trestina e l'Avezzano Calcio in una gara non bella ma molto nervosa, con 10 ammoniti e 4 espulsi compresi 2 tecnici. Ha diretto la gara la signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno. I signori Sensi di Arezzo e Castro di Livorno sono stati i suoi assistenti. Pronti e via. Uno sguardo agli schieramenti, 4-4-2 per il Trestina, 4-3-3 per l'Avezzano. Avezzano in avanti al 16esimo, Teramo al centro per il gran colpo di testa di Tabacco con Vadi che para a terra. Avezzano più propositivo in questo scorcio di gara, che con i velocissimi Padovani e Bittaie mettono a dura prova la retroguardia bianconera, tant'è che alla mezz'ora fallo di Iozia su Di Genova, già ammonito il doppio giallo e doccia anticipata per il numero 5 di casa. È partita in salita per i ragazzi di Zampagna, partita che si incattivisce e 2 minuti dopo fallo di Sassarini su Ceccagnoli e costa il giallo anche al mediano ospite, con la speranza che la signora Ferrieri Caputi riesca a mantenere in pugno la gara. Ancora un altro ammonito al 35esimo, questa volta è Morvidoni per fallo su Bittaie. Stessa sorte per Persia per fallo a centrocampo. Finisce il primo tempo sul parziale di 0-0, con poco calcio ma con molti ammoniti ed un espulso, e alla fine saranno 10 ammoniti e 4 espulsi. Per motivi tecnici non abbiamo le immagini della ripresa, una ripresa più giocata a calcio, meno nervosa, con 2 occasioni per parte da parte del Trestina di Morvidoni in 2 circostanze, e per l'Avezzano la gran parata del portiere su un tiro di Genova. È tutto, Sandro Della Veto a linea allo studio. Questo è il servizio sullo 0-0 tra Trestina ed Avezzano. Parliamo del Chieti. Faccini illude il Chieti, poi arriva l'ennesima beffa e l'ennesima sconfitta per i neroverdi. La Recanatese trova la rete del sorpasso a un minuto dalla fine. Nel recupero i neroverdi centrano un palo, Recanatese che batte il Chieti per 2-1. Mariani dice: penalizzati dal vento, è un peccato perdere così. Andiamo a vedere cosa è accaduto in terra leopardiana. Recanatese che batte Chieti 2-1. Serve uno sforzo sullo striscione del traguardo alla Recanatese per mettere in tasca la sfida salvezza contro il Chieti. I tetini stavolta vanno anche in vantaggio, ma vengono prima raggiunti e poi sorpassati all'ultimo respiro, e il triste zero continua a comparire in classifica accanto al nome. Al Tubaldi c'è una delegazione della Football 3 di Muccia, ospiti insieme ad altri sfollati a Porto Recanati. Si parte con i leopardiani all'attacco. Calibrato traversone dalla destra di Villanova per Miani, che sfiora la traversa del Chieti quando il cronometro segna 6 minuti. Rischia grosso la Recanatese 2 minuti dopo, con un pasticcio in area di Falco che perde palla e lancia di fatto il nero verde biondo, mette una pezza il numero 1 di Otti. Al 16esimo il portiere di casa interviene deciso anche su una bella azione di Copponi che sorprende la difesa leopardiana, ma non gli Otti.
Alla mezz'ora Falco atterra Faccini poco fuori del limite dell'area di rigore. Lo stesso Faccini accomoda la palla, poi disegna una traiettoria che finisce alle spalle di Liotti, che intercetta ma non riesce nella deviazione decisiva. Chiedi avanti, mentre i tifosi abruzzesi continuano a contestare squadra e società. Il vantaggio nero-verde dura appena 6 minuti. Al 36esimo Miani fa le prove generali divorandosi un gol facile facile. Un minuto dopo si riscatta con un bel colpo di testa su cross di Villanova. Palla sul palo interno, poi nel sacco e l'1-1. La Recanatese continua a spingere e prima della pausa sciupa una clamorosa occasione per il raddoppio. Angelilli, ad un palmo dalla linea di porta, viene fermato dall'assistente. Dopo il break, Possanzini mette dentro Garcia al posto di Villanova. Al decimo, padrone di casa avvicina il sorpasso con D'Angelo che lancia Miani. Palla dentro, ma rete annullata per fuorigioco. Subito dopo la Recanatese reclama il rigore per un presunto fallo di Copponi su D'Angelo. Bagarre in campo e il signor Dalpan di Belluno ammonisce il leopardiano per simulazione. Al 23esimo Falco tira al volo, ma la palla finisce alle stelle. Al 26esimo ancora Recanatese. Garcia in area per Dominici, che di testa sfiora il bersaglio. Leopardiani avanti a testa bassa, Chieti coperto ma bucato al photo finish. Il gol da 3 punti lo firma Fioretti con un gran tiro dalla distanza. Nei 6 minuti di recupero il Chieti prova disperatamente a conquistare il suo primo punto nel campionato. All'ultimo respiro Tuccia calcia sul palo. Niente da fare, destino infame per i neroverdi. Esulta la Recanatese che sale a quota 9 e si prepara alla sfida col Matelica. Chieti deluso e sconfitto e con l'eco delle contestazioni degli ultra contro squadre e società che rimbombano nelle orecchie. E siamo di nuovo al girone G a parlare dell'Aquila che vince, già pensa all'Alba Longa, 3-1 in casa dei ragazzi di Morgia con il Sansepolcro. Quinto successo consecutivo grazie al Russo doppietta e a Minincleri. Domenica la sfida alla capolista. Morgia soffrendo, dice, si arriva al traguardo e noi andiamo a vedere con Germana Dorazio quello che è accaduto ieri all'Aquila. Quinta vittoria consecutiva per i rossoblù che mantengono la seconda posizione in classifica con Ostia Mare. Il primo tempo vede l'Aquila intraprendente ma ben controllata dal Sansepolcro con difficoltà a liberarsi sotto porta. Al 16esimo arriva la prima emozione su calcio d'angolo con una spettacolare girata di Sembroni alta sopra la traversa. L'Aquila, sebbene sia padrona del gioco, non riesce a concretizzare. Al 29esimo infatti è Minincleri che sorprende la difesa toscana arrivando sul fondo palla al piede, ma non riesce a smarcarsi e la sfera è fuori. Nel secondo tempo si organizza meglio l'Aquila e, sebbene arrivi un brivido al 9° con il Sansepolcro che sfiora il gol, sul ribaltamento di fronte, un minuto dopo, Zane colpisce un clamoroso palo solo davanti al portiere. La svolta dell'incontro arriva al 17esimo con il rigore fischiato a favore dei padroni di casa per atterramento di Russo. Mister Schenardi protesta e il direttore di gara lo manda prima del tempo negli spogliatoi e Minincleri a siglare la rete del vantaggio. Al 20esimo il giovane Farroni salva la partita con una parata di piede su un gran tiro di Gorino. Il pericolo passa alla sveglia rosso-blu. L'Aquila aumenta la concentrazione contro un Sansepolcro più proiettato in avanti. Al 37esimo arriva la seconda rete su un contropiede condotto in solitaria da Russo, che infilza all'estremo del Sansepolcro raso terra. Al 40esimo la partita si riapre con un rigore assegnato agli ospiti per il tentato atterramento di Malcagni da parte di Pepe. La rete della bandiera del Sansepolcro è di Mortaro. 5 minuti di recupero. Sul 2-1 i padroni di casa ancora soffrono, ma al 46esimo la partita si chiude con un'intuizione di Russo che si infiltra nella retroguardia ospite che riorganizza il gioco. Intercetta il pallone e mette in rete il gol del 3-1. Complimenti all'Aquila per questo quinto successo consecutivo, complimenti anche alla Vastese che espugna per 1-0 il Manuzzi di Cesena e si impone sul Romagna Centro. Fiore regala alla formazione biancorossa la seconda vittoria di fila, la squadra di Colavitto è a 1 punto dal primo posto con il Matelica che deve però recuperare 2 gare, Colavitto dice partita mai stata in discussione. Noi andiamo a vedere cosa è accaduto in terra romagnola con questa importante vittoria dei biancorossi. Romagna Centro Vastese, decima giornata del campionato di Serie D, Girone F.
Allora, che non passa attenzione però, l'errore di Maioni con il sinistro. Allora, palla adesso nei pressi della metà campo alla Vastese. Manzo sulla sinistra. Palla che arriva a Fiore, evidentemente pensa al tiro, lo prova col sinistro e trova un gol pazzesco, Nicola Fiore, 1-0 per la Vastese al 44esimo. Allora, recupera Prati, c'è Magrini, vicino all'area di rigore, Delia prova il lob per Ferri, cioè allocca in vantaggio. Poi Prati di testa verso Pasquini che prova la conclusione col sinistro, palla alta. Bussaglia sullo stretto, scambia efficacemente con Prati che guadagna campo, c'è Ferri in mezzo, Prati invece va a servire Delia che calcia col sinistro, respinto da Russo. Manzo, Fiore per Felici, c'è quello spazio per il Cosso, lo prova, non è male, e Paolini la toglie dalla testa di Prisco. Maioli qui intanto la spazza via proprio verso Indelicato che va a contrasto, tutto regolare, quel pallone buono per Indelicato che può andare di nuovo sulla porta e mette sul fondo. Qui Di Pietro prova la conclusione, l'arbitro controlla il cronometro e fischia la fine dell'ostilità. Dopo 95 minuti il Romagna Centro perde la prima gara interna della sua stagione e perde contro una delle corazzate del campionato, cioè la Vastese, che si impone 1-0 grazie all'Eurogol siglato da Nicola Fiore al 44esimo del primo tempo. E siamo ancora al girone F, Pineto e San Nicolò, botta e risposta, termina in parità il derby di giornata, tutto biancazzurro, a segno Di Giorgio e Stivaletta. Epifani, troppi gol mancati, dice il tecnico della formazione teramana. Amaulo risponde per il Pineto e parla di punto pesantissimo con Roberta Di Sante. Andiamo a vedere questo 1-1 tra Pineto e San Nicolò. Termina senza vincitori né vinti il derby tutto teramano del girone F tra Pineto e San Nicolò, una partita dai due volti con una prima frazione più equilibrata, condizionata anche dal forte vento, con un Pineto più pericoloso e una ripresa appannaggio dell'11 di Epifani, parso più squadra. Il tecnico sannicolese deve rinunciare alla fantasia in mezzo al campo dell'infortunato napolano ed inserisce nel suo 4-2-3-1 De Santis e Stivaletta con Chiacchiarelli sulla destra, Bisegna al centro e Massetti a sinistra come supporto a Traini punta avanzata. Emergenza in difesa invece per mister Amaulo che con gli ex Stacchiotti e Rapino, entrambi infortunati, deve inventare un inedito pacchetto arretrato con D'Antonio sulla destra che rientra dall'infortunio e la coppia centrale all'esordio stagionale composta da Pisani e a Sogna, mentre a centrocampo sulla destra Di Giorgio viene preferito all'acciaccato Proietti e proprio l'esterno si mette subito in luce portando avanti i suoi alla prima occasione utile dopo appena due minuti di gioco. Bello scambio tra Antenucci e Di Giorgio con quest'ultimo che supera Ciotti per l'1-0. Al 14esimo la risposta del San Nicolò, numero di Massetti sulla destra che salta di rosa e mette in mezzo il velo di Bisegna e la girata di Traini disinnescata da Mazzocchetti. Passa un minuto e Chiacchiarelli tenta la conclusione da fuori ma la sfera termina alta. La fase centrale del primo tempo non regala grandi emozioni, l'importanza della posta in palio e il forte vento condizionano una partita non brillante sul piano della spettacolarità. Bisogna attendere il 35esimo per avere un acuto da parte del Pineto, quando cacciatore dalla destra serve Antenucci per la girata di prima intenzione che potrebbe valere il raddoppio, ma Ciotti non si fa sorprendere. Ultima occasione prima del riposo per Esposito, che su invito di D'Antonio esalta i riflessi dell'estremo sannicolese. Nella ripresa è tutta un'altra musica, Epifani deve aver strigliato i suoi negli spogliatoi che tornano in campo decisamente con un altro piglio. Subito un episodio da rivedere in avvio, giallo in area pinetese con Traini che riceve un cross dalla destra e in corna botta sicura, esaltando le doti di Mazzocchetti che compie il miracolo sulla linea. Poi ancora Traini dà l'illusione del gol calciando sull'esterno della rete. Il direttore di gara Centi, dopo un cenno con il suo assistente, indica la rimessa dal fondo tra le proteste ospiti che avrebbero voluto
avuto la rete, una rete che però non tarda ad arrivare e che porta la firma di Stivaletta che un minuto più tardi raccoglie la respinta della traversa sulla conclusione di uno sfortunato Traini e ripristina la parità. Al decimo è ancora il San Nicolò con un Pineto tramortito dall'avvio bruciante della squadra di Epifani, l'ottimo Mozzoni sulla sinistra mette in mezzo per il neo entrato Moretti che a tu per tu con Mazzocchetti spedisce incredibilmente alle stelle. La reazione del Pineto tarda ad arrivare anche per via di un calo fisico dovuto anche all'impiego di diversi giocatori al rientro ed è ancora una volta il San Nicolò a sfiorare il vantaggio al 19° con la sforbiciata di Traini che termina oltre la traversa. Il vantaggio sannicolese potrebbe arrivare clamorosamente al 22° quando nel tentativo di liberare la propria area Gianmarino centra incredibilmente la traversa, segno evidente di un momento di difficoltà della formazione di casa che si rivede alla mezz'ora con questa conclusione di Proietti, ma è solo un lampo, infatti al 35° gli ospiti sfiorano nuovamente il colpaccio con De Santis che di testa lambisce il palo alla sinistra di Mazzocchetti. Un Mazzocchetti strepitoso un minuto più tardi, quando salva letteralmente il risultato respingendo coi piedi sull'ennesima conclusione del numero 9 sannicolese. Ultima emozione del match al 45°, l'espulsione del capitano biancazzurro Cacciatore, che già ammonito protesta col direttore di gara, rimediando il secondo giallo e finendo anzitempo negli spogliatoi. Ne viene fuori un pareggio fondamentale per il Pineto, che torna a muovere la classifica dopo una partita di grande sofferenza e in cui Mazzocchetti ha avuto sicuramente un ruolo da protagonista. La formazione di Epifani conquista comunque il sesto risultato utile consecutivo, ma il pari sta stretto al San Nicolò, soprattutto alla luce di un ottimo secondo tempo in cui la squadra ha prodotto tanto, non riuscendo però a concretizzare. Vediamo dalle pagine del Messaggero i titoli che riguardano proprio la Serie D. Pineto, buon punto nel derby con il San Nicolò Sprecone. L'Aquila centra il poker. Avezzano, un bel pareggio in gara maschia. 4 espulsioni e 11 ammoniti in Umbria. Andiamo ancora avanti. Fiore gol, Bastese seconda. Faccini illude Chieti che regge un tempo. E siamo al basket. Roseto espugna Forlì ed è solo al comando. Proger, secondo KO consecutivo ad Udine. Golden giornata. No, ancora avanti, la pallacanestro, la Serie B, Campi ancora imbattuto, l'Amatori stende l'Ortona, vediamo i risultati nel... vediamo un attimo se riusciamo a recuperare questa pagina, dicevamo del basket di Serie B con la vittoria dell'Amatori Pescara con l'Ortona, questo successo importante per la formazione biancorossa, si affrontavano due squadre entrambe a 4 punti, la spuntata proprio la formazione di casa dell'Amatori Pescara. Abbiamo recuperato la pagina, Campi ancora imbattuto, dicevamo l'Amatori stende l'Ortona, vediamo un attimo i risultati con la sconfitta del Teramo per 69-68 a Viterbo, Campli che passa per 76-59 sul parquet del Monteroni, Giulianova battuto in casa dal San Severo 66-57, come detto Pescara batte Ortona 81-70. Andiamo ancora avanti con il volley, Ortona strappa solo un set alla capolista, la Sieco si inchina nella tana della Castellana Grotte che si impone per 3-1 e poi il rugby, Gran Sasso vince facile, l'Aquila primo stop, la capolista prende un bonus a Roma, resta però saldamente al comando, dunque prima sconfitta per l'Aquila Rugby. Chiudiamo, torniamo al centro per andare a vedere, dopo aver visto il basket, quello che è successo nel calcio di eccellenza, perché quella di ieri è stata una giornata importante. Acque Sabone Francavilla 1-2, Capistrello Penne 1-0, Martinsicuro Alba 0-1, Miglianico Angolana 2-1, Morodoro San Buceto 0-0, Paterno Cupello 1-0, River Chieti Nero Stellati Pratola Peligna 2-2, San Salvo Amiternina 1-0, Virtus Teramo Montorio 1-1 in classifica.
comanda il Francavilla con 25 punti. E chiudiamo vedendo e dando uno sguardo alla promozione con il Celano che perde in casa con il Tossicia e poi non si è giocata la gara tra San Benedetto e Real Giulianova a causa della pioggia. Nel girone B il Sivi sommerso di reti dalla Chieti Torre Alex 6-1 per i teatini e poi vittoria per 4-0 dello Spoltore in casa del Castello 2000. Poi arriviamo alle pagine di basket, abbiamo visto la vittoria del Roseto, il KO della Proger, i risultati della Serie B di pallacanestro e poi il volley con la Seco sconfitta per 3-1 dal Castellana Grotte, poi come detto il rugby con l'Aquila battuta dal Capitolina per 18-13 e la vittoria del Gran Sasso l'Aquila sul Primavera Padova per 13-6. In classifica l'Aquila resta saldamente al comando con 24 punti. Siamo così giunti al termine del primo appuntamento della settimana con la nostra consueta rassegna stampa. Mattino 6 torna domani ovviamente puntuale alle ore 7. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.